Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Contro la tua volontà? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Questa è interessante. Ma chi non ha mai guidato una moto e ha la statura media di un puffo? Dice, sono 1,52 m. Che moto posso prendere per iniziare? Beh, io sono 1,60 m e sul 3,90 ci tocco in punta dei piedi. Però esiste la possibilità di sfilare leggermente le forcelle e di togliere completamente il precarico dell'ammortizzatore, che se una persona è alta 1,52 m penso che pesi anche poco. Quindi anche togliendo il precarico l'ammortizzatore non dovrebbe picchiare. Sì, e già facendo così la moto si abbassa molto, quindi... Un'altra possibilità è quella di abbassare la sella, quindi andare dal nostro amico Dario di Borsati Selle e farsela scavare così da abbassare un po' la seduta. Flashback. Ciao fans, siamo qua oggi perché ho le gambe corte e avevo detto che l'avrei detto anche e lo dico io, veramente. Anche io. Infatti mettiti dritto. Sì, andia. No, sono io la più bassa. Ho capito, ma non è la tua moto, cosa c'entri tu, se mani di protagonismo? La tua sella l'abbiamo già fatta. Anzi, valla a prendere che prima di iniziare questo video facciamo vedere il risultato finito di una sella già fatta. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa è cosa. Giusto. Dottor Dario. E quindi questa è la sella che ci ha già fatto del 390, che come hai detto tu non è la tua moto. È la mia moto che userai incomodato gratuito. Beh, noleggio gratuito. Però non è la tua. No, io aspetto la 09. Ok. Pagata da te. Grazie. Sicuro. Donazioni, qua mettiamo il banner per donazioni. Per i poveri. Certo. Perché tu? Sono povera. È giusto. Comunque è verità. Anche quella non è sua. Giustamente. Finché non paghiamo comunque... È ancora. End of flashback. Se no c'è quella moto della Honda, quel 125, che ha le ruote grandi così. E no, c'è veramente. In sì, città la usano un casino. Con quella lì sicuro ci toccate. Honda NX mi sembra, non mi ricordo il nome, comunque in giro per Milano ne vedevo tantissime quando lavoravo a Milano. Oh, tocchi... Di piatto? No, non è più... No dai, vabbè, quasi però. Imbarazzante comunque, eh. Dobbiamo fare qualcosa per allungare ste gambe. Guarda com'è aggressiva. Sembri uno tipo quei pagliacci al circo sul triciclo. Costa poco, è molto bassa. Poi dice come prima moto, secondo me ci può stare per imparare. Ha le marce, mi sembra 4 o non 6, però per imparare può starci, non è una cosa così stupida. Io... Se no c'è il metodo Luna. Esatto. Si abbassa la moto, precarico a zero, si sfina leggermente le forcelle e si fa scavare la sella. Ovviamente quando si scava si cambia il materiale per comunque lasciarla confortevole, quindi non c'è problema. Secondo me questa, per le ragazze che ti vedono, può essere interessante. Che taglia porti? Che taglia porto? Magari uno vuole anche comprare le magliette del nostro merchandising. Ricordiamo che comprerà un banner. Un banner colorato. E quindi dice, ma voi di magliette che taglie portate? Di giacche, da moto, eccetera? Allora, diciamo che universalmente ho la XS del sopra. Ok? Quindi... di tutti i negozi dove sono, cioè dove vado a comprare l'abbigliamento, ho l'XS. Se non c'è l'XS prendo la S, ovviamente. Per quanto riguarda i pantaloni,
Io non riesco mai a capire che taglia, perché mi confondo con le messicane, olandesi, europee. Alla 38, alla 38. No, alla 38. non è vero, ma che cacchio dici? Non è vero. La 24 che è convertito è 38. Flashback. Faccio anche vedere, eh? Faccio la sfilata. Beh, comunque, fans, questi sono i Santiago Lady, con due tasche qua. Sì, ecco, a differenza della tuta hanno anche le tasche. Molto belli, mi piacciono un sacco. End of flashback. Beh, comunque non si capisce perché allora... Alla 24 che lo so io, perché lo so io, lo so io, non lo sei tu. Alla 24 che è convertito in taglia europea, 24 americana, che è convertito in taglia europea diventa 38. Perché quando si prende la taglia americana bisogna fare più 14 se ottiene la taglia europea. Quindi 24 più 14, 38. Mica più 12. No, vedi, non sai le cose e poi confondi le persone. Ma perché allora, i pantaloni di Zara o la 32? Che è la taglia più piccola che c'è. Che cazzo di taglia è 32? Non lo so, a Zara fare le taglie come ci voglia lei. E comunque non è interessante. Bene, comunque, allora, universalmente... Hai già risposto che dobbiamo tagliare. Per quanto riguarda la tuta della Denise, porto la 38. Io della tuta, che prendo la fine della sua frase, ho la 52 sopra e la 48 sotto, o la 46 sotto. Non mi ricordo, 48 o 46, però sopra la 52 a me hanno spezzato le taglie, per fortuna, perché nella 48 sopra ero tipo dentro così e nella 52 sotto c'entravo io e l'una insieme, potevamo ballare. Mentre le magliette del merchandise, io solitamente compro la S perché mi piace siano abbastanza aderenti e come lunghezza mi vanno perfette, sono 1,72. E voi i pantaloni, che abbiamo fatto anche il video per PMJ, ho la 46 nel 98% dei casi. Qualche modello che magari è proprio stretto prendo la 48, ma di solito ho la 46. Flashback. Ecco qua, un esemplare di uomo. 30 anni, puffo adulto. End of flashback. E anche a questo abbiamo risposto. Ho una domanda per me. Mi chiedono se sei migliorati bene. Quando te lo meriti. Allora, mi fa tantissimi dispetti. Sì, vabbè, ma sono tutti dispetti, cioè non è che la maltratto, sono dispetti stupidi, tipo il solletico. È fastidioso. Allora, è molto fastidioso, presente quelle mosche che vengono lì sempre, cioè che le mandate via e continuano a venirle a rompere. Ecco, quella mosca era Sbuzzini. Gliel'ho promesso, adesso parte un nascondi il telefono livello ninja, impazzirà a trovarlo. Ho messo il biadesivo. Biadesivo, cassetto. Cioè, geniale, guardate qua, non lo troverà mai. Adesso chiudiamo il cassetto, eliminiamo le prove. Sono tornato esattamente dove ero mentre lei sta facendo la doccia. Stasera la facciamo diventare scema, non lo troverà mai, mai. Muore? Adesso le prendi, eh? Dov'è il mio telefono? E l'ho nascosto a livello ninja, l'avevo promesso. Dai! Non lo troverai mai, eh? Ninja proprio a livello estremo. Cretino. Dai, se mi chiama qualcuno... L'ho spento. Sei cretino? Eh no, perché altrimenti poi mi dicevi, chiamami che sento dov'è. Io l'ho spento, così non c'è neanche il problema che magari ti arrivino dei messaggi. Perché stanotte nascondo io il tuo. Ma se vai a dormire prima ti svegli dopo di me. Vabbè, metterò la sveglia. Di notte? Sì. Guarda che la sento io, non la senti tu, eh? Vabbè. Comunque, in qualche modo, le giornate bisogna passarle, no? E poi dopo le donne dicono, voglio un uomo che mi faccia ridere. Io ti faccio solletico e ti faccio ridere. E poi, cioè, è presente meglio essere disturbata, diciamo, che essere annoiata. Quindi io... O ignorata. Esatto. Quindi io comunque ti do sempre attenzioni. A volte non le vorresti, ma te le do comunque. Perciò, meglio di così? Sì, comunque mi tratta bene. Anche perché altrimenti non saremmo qua. Molto gentile... generoso, affidabile, responsabile. Cioè, per dire, la barba in realtà l'ho fatta crescere perché la voleva lei. Bella barba. Cioè, io me la farei anche perché quando mangio mi vanno i baffi in bocca, quando vado in moto mi entrano i baffi in bocca, quando parlo con dentro il casco mi va la barba in bocca. Alla fine la sintesi è che i peli vanno in bocca. Mangio, mi trovo sempre i peli della barba dentro nel piatto.
Cioè, è un casino, io me la farei, però dice no, tienila che stai bene così. Io me la devo tenere. E perché se fa un uomo più vissuto? E dopo ogni volta che vede una foto degli anni scorsi mi dice: oh, guarda come eravamo giovani. No, è solo perché non ho la barba, non è che eravamo giovani. Non è vero, abbiamo un viso diverso. Sì, più c'è giovane. La barba. No, ma non è solo per quello, anche io che sono, non c'ho la barba, ma se vedo le foto degli anni scorsi ho la faccia più giovane. Vabbè. Flashback. Attenzione fans, ciao, siamo qui al Mu Giallo. Quanto è fico? Quali sono le tue emozioni? Bellissimo, ma poi essere arrivati mentre girano anche, che si sente il sound, tanta roba. Che emozioni, quante emozioni? Voglio un 4-5. Bene, abbiamo deciso che questa sarà la prossima spesa. Adesso ci abbiamo verso casa e poi chiuderemo il viaggio una volta che saremo arrivati a casa. Yeah.